prefetto Francesco Tagliente restaura e mette in sicurezza il Palazzo Medici, sede della prefettura, e lo rende funzionale alle esigenze istituzionali. D'ora in poi il patrimonio artistico e architettonico di Pisa sarà ancora più ricco grazie agli interventi di rivalorizzazione e ristrutturazione del Palazzo Medici voluti dal prefetto Francesco Tagliente. Le opere già realizzate per il recupero di alcuni ambienti e quelle avviate per la messa in sicurezza del tetto e il restauro conservativo delle facciate della prefettura sono state illustrate durante una cerimonia, la manifestazione, che ha visto la partecipazione di oltre 250 invitati, si è svolta nel giardino interno del Palazzo Medici, anch'esso oggetto di ristrutturazione, ed è culminata con l'inaugurazione dell'auditorium ricavato dal porticato, finemente arricchito dalla scultura Skyline Pisa, dell'artista e architetto urbanista Oreste Ruggero. Il Palazzo Medici, ha osservato il prefetto, è di proprietà della provincia e sede della prefettura, ma è anche un importante e inestimabile patrimonio della città e della comunità nazionale. Alcuni indifferibili interventi hanno riguardato il restauro conservativo del palazzo, edificio pubblico di pregevole valore storico, come quello sul tetto, resosi necessario per evitare ulteriori danni prodotti dalle infiltrazioni d'acqua che stavano mettendo seriamente a rischio la possibilità di recupero e di tenuta delle strutture in legno. Ma anche le facciate esterne del palazzo, preda delle incurie del tempo, richiedevano un'urgente opera di restauro conservativo. Un interessante excursus storico-artistico dell'edificio è stato l'oggetto dell'intervento di Mauro Del Corso, presidente degli Amici dei Musei. Le prime notizie della prestigiosa struttura, ha fatto notare, risalgono al 300, quando il palazzo era ancora di proprietà della famiglia Appiano. Dopo alterne vicende, nel 500, il palazzo passò nelle mani di Cosimo I de' Medici, suscitando in particolare l'attenzione della granduchessa Eleonora di Toledo, alla cui elegante sensibilità si deve la ristrutturazione del giardino, fino ad allora coltivato a frutteto. Proprio per ricordare la predilezione che la nobildonna aveva sempre dimostrato nei confronti del giardino e del palazzo, oggi viene a lei intitolato il piccolo parco finemente risistemato. La cerimonia si è conclusa con l'intervento del sottosegretario Domenico Manzione, che ha rivolto parole elogiative nei confronti dell'intera operazione di restauro, attraverso la quale una struttura tanto pregiata è stata riconsegnata alla collettività. Voglio immaginare la granduchessa Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo, che in questo palazzo visse per lunghi anni e tra l'altro vi morì, e che volle questo giardino a passeggio in questo spazio verde, cullata dal mormorio dell'acqua di questa fontana, che ovviamente allora non c'era, ma certamente c'erano delle fontane, e quindi l'acqua è tornata a palazzo, città nata dall'acqua, per l'acqua e sull'acqua. E i nostri giardini, solitamente sconosciuti, spesso inediti, ospitavano queste oasi di refrigerio non soltanto, ma anche direi proprio di conversazione con l'acqua. Basta ascoltare il brusio di questa fontana, il mormorio di questo zampillo per capire che cosa intendo dire. Orbene, ci siamo tornati. Grazie alla sensibilità della prefettura di Pisa che ha voluto questo recupero e grazie alla generosità, insieme a quella di tanti altri, della società Acque per un luogo importante della città che appartiene al novero di quei luoghi, ripeto, spesso poco noti, di cui la nostra città è ricca. Questo palazzo è un palazzo importante, è un palazzo che fu la prima residenza dei Medici a Pisa. I Medici lo acquistarono dalla famiglia, dall'importante famiglia dei Valori, e poi passò di mano quando i Medici realizzarono l'altro palazzo granducale, sempre sul Lungarno, e da allora passò poi ad altre famiglie importanti. Vorrei ricordare ad esempio gli Schiff Giorgini, potrei ricordare i Marchesi Spinola di Genova, poiché fu proprio un Marchese Spinola il marito della figlia di Rosa Vercelliana di Mirafiori, la moglie morganatica di Vittorio Emanuele II, che si spense in questo palazzo, per poi diventare appunto la sede della nostra prefettura.
come tale spesso poco conosciuto, direi anche talvolta trascurato, e che oggi torna a rivivere in uno spazio verde straordinario che non era questo aborigine, ma che si estendeva ben più in là, perché la stessa Granduchessa volle un giardino che in realtà fosse una sorta di hortus conclusus, che partiva dallo spazio verde nel quale ci troviamo, seppure in forme diverse, per coniugarsi attraverso un cavalcavia che scavalcava appunto la contigua via Santa Bibbiana per introdursi fino negli orti delle monache di Santa Marta. Quindi un polmone verde straordinario a servizio della corte medicea a Pisa. Ed oggi, nuovamente, nei tempi, nelle forme contemplate e previste, credo anche a servizio della nostra città.